C'è una vicenda che ci incuriosisce e per certi aspetti che non ci dà risposte in ambito a quello che dovrebbe essere un concetto di legalità e di leggi uguali per tutti e da tutti doverosamente osservate. È quella vicenda di ieri mattina a Porta Portese. Ad un certo punto, per riassumere la vicenda, è accaduto che alcuni vigili si sono presentati ad alcuni commercianti di Porta Portese, i quali hanno dei banchi che sono in un limbo di legalità relativa, nel senso che in realtà loro la licenza non ce l'hanno, però continuano ad esercitare i loro commerci da anni. Perché? Perché è una storia che prende piede dalla precedente amministrazione, quella appunto di Walter Veltroni. Insomma, sembrerebbe che sia stato a quel tempo da parte della relativa amministrazione, relativa nel senso che era relativa a Veltroni e a quelli che lo attorniavano, fu raggiunto una sorta di patto fra gentiluomini, vale a dire: allora, in attesa di chiarire la vicenda, voi intanto operate, poi noi così vi multiamo, così viene fuori dai giornali più o meno, vi multiamo, voi pagate le multe e conseguentemente così facendo avreste osservato il suolo pubblico, vale a dire il presidio del suolo pubblico. Insomma, questa cosa è andata avanti per anni, è rimasta lì lettera morta, fin quando poi ieri mattina c'è stato un intervento dei vigili che correttamente andavano a svolgere il loro lavoro, un intervento evidentemente sanzionatorio nei confronti di costoro che a tutt'oggi sono degli abusivi. I vigili sono stati respinti, potete capire anche le modalità con le quali i vigili sono stati respinti, potete capire anche lo stato d'animo di queste persone, e naturalmente tutto è rimasto lettera morta e le cose continuano ad essere in vita così come ve le ho raccontate. Siccome tutto ciò è motivo di quesito da parte dei nostri ascoltatori, che stamattina in tantissimi ci hanno già interpellati, noi ci siamo rivolti alla persona più indicata in merito, vale a dire all'assessore al commercio Davide Bordoni, che gentilmente ci ha accolti e che doverosamente ringraziamo. Bordoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ci chiedono molti ascoltatori, caro assessore, come stanno le cose con questa vicenda relativa a Porta Portese e a quei bancarellari, definiamoli simpaticamente così, che vivono in una sorta di limbo non ancora ben identificato. Come stanno le cose? Guardi, la vicenda di Porta Portese è estremamente complessa, come altre vicende che ho trovato presso l'assessorato. Noi abbiamo alcune autorizzazioni rilasciate anni addietro da parte dell'amministrazione ed altre che non hanno una definizione specifica da un punto di vista amministrativo. Purtroppo 3 anni fa fu fatto un bando a cui parteciparono in molti e risultarono comunque rispondenti a quelle che erano le procurative di legge circa 800, che significa dimezzare Porta Portese. Quindi questa amministrazione, voglio dire, non è voluta intervenire in quel senso, cioè delocalizzando altri operatori che a quel momento non risultavano, ma che comunque da anni lavoravano in quel mercato storico. Io ho convocato un tavolo per giovedì per capire un attimino i vigili che tipo di sanzioni hanno presentato e poi capire un attimino sotto profilo autorizzativo, le competenze sono diciamo a metà tra l'amministrazione centrale e il municipio, e quindi ho coinvolto anche il municipio, capire come possiamo regolarizzare una volta per tutte Porta Portese. Devo dire che è anche un fattore di carattere economico oltre che amministrativo, perché c'è un progetto di riqualificazione che prevede investimenti per circa 4 milioni di euro che al momento non sono disponibili nel bilancio comunale. Ho parlato ieri col sindaco che era a Washington, capiamo un attimino se prima dell'approvazione del bilancio riusciamo anche a inserire le risorse economiche e per una volta per tutte dare una svolta a questo storico mercato.
Dunque, la strategia del Comune è la seguente. Leggo dal Corriere della Sera, che immagino lei abbia già a sua conoscenza, firma di Ilaria Sacchettoni, con le parole della signora Modafferi. Dice: noi multiamo i senza titolo, loro versano il dovuto in municipio, ciascuno secondo i metri quadri occupati, e in questo modo rientrano. Si tratta di una sorta di autosanatoria. Ovviamente questo poi mette di malumore tutti coloro i quali invece, caro Assessore, osservano regolarmente le leggi, osservano le indicazioni del comune, insomma sono in regola. Ecco, qui invece. Assolutamente, gli operatori hanno assolutamente ragione. Il problema di quel bando fatto più di 3 anni fa è che risultavano vincitori coloro che vendevano merce, diciamo, di bassa qualità. Parliamo di calzini, di mutande, di magliette, e rimanevano fuori gli operatori storici che caratterizzano anche il mercato porta portese. Parliamo di antiquariato, parliamo di altre cose che danno lustro a un mercato come quello di porta portese. Quindi qui bisogna intervenire in maniera equilibrata. È evidente che la Polizia Municipale interviene per quanto riguarda una sua attività di tutela. L'amministrazione adesso dovrà valutare bene assieme al municipio l'eventuale rilascio di questi titoli in maniera da risolvere una volta per tutte. Certo, da ultimo le chiedo, mentre le rinnovo il ringraziamento, Assessore, si lamenta molte volte il fatto che le forze dell'ordine vengano rifrante con modalità di violenza. Questo naturalmente attiene e nella circostanza, non so se ieri siano stati criteriati atteggiamenti di violenza, ma leggiamo spessissimo, per esempio, di vigili malmenati, no? Da gente che non è in regola e qua e là. Qui bisognerà metterci riparo anche, sti vigili bisognerà in un qualche modo dargli la possibilità di intervenire, prescindendo dal rischio che corrono, no? In termini di reazione. Guardi, noi quando facciamo blitz cosiddetti antiabusivismo coinvolgiamo sempre le altre forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza. Ha dato risultati molto, molto buoni sia sul litorale romano che nel centro storico, e da diversi mesi la Guardia di Finanza insieme alla Polizia Municipale sta facendo un ottimo lavoro. Immaginate che la merce è contraffatta, sequestrata in Italia. A Roma è oltre il 50% della merce sequestrata in tutto il paese, quindi diciamo uno sforzo importante non solo dove si vende su strada, ma anche nei luoghi dove si produce e dove addirittura si importa, ovvero porti ed aeroporti. E quindi non è esclusa l'ipotesi anche, una volta definito l'assetto amministrativo, intervenire congiuntamente con la Guardia di Finanza. Esatto, e poi le do quello che è la mia sensazione come polso, perché sentiamo le persone che se ne lamentano. Insomma, i romani vorrebbero rimpossessarsi di una città, caro assessore, con un decoro migliore per quanto riguarda appunto l'abusivismo. Vorrebbero da parte del comune quello che già viene fatto, che è tantissimo. Lei ha ricordato il 50% delle merci contraffatte sequestrate qui da noi, però vorrebbero che Roma fosse anche molto più controllata. Ci sono alcuni quartieri o municipi, il 17esimo per esempio, che lamenta sempre un numero esorbitante di abusivi a scapito del decoro. Lei sa perfettamente, conosce meglio di me. Del decoro e anche del commercio legale. Esatto, no? Io in questo caso faccio due appelli, perché poi anche i cittadini devono fare la loro parte, non acquistare merce da questi venditori abusivi, questo è importantissimo. E dall'altro noi comunque ripeteremo questi interventi che in questi mesi abbiamo portato a termine con risultati soddisfacenti. Grazie assessore, buon lavoro, eh? Grazie, arrivederci. Buona Grazie, giornata. grazie a Davide Bordoni, assessore al commercio di Roma Capitale.